Ieri io aveva due conferenze o esposizioni e non è finita la prima. La seconda non è parlato. E oggi io andavo a altro tema, Levinas e l'origine della filosofia della liberazione. Ma io farei qualche cosa differente. Io finirei la storia e in questa storia io comincerei il tema di Levinas, senza parlare di Levinas, e dopo io parlerei. Adesso, aspettando l'ora, è ritornato a vedere il libro molto usato, Totalità e Infini, e trovato le due lettere del professore Levinas, che è un amico. Allora io volevo mostrare questa lettera perché Levinas aveva una calligrafia che non è calligrafia, ma piuttosto caccografia, perché si vuole, avrete la lettera, scrittura molto speciale. Allora è una lettera dell'anno 75, esattamente in Lechaveva, che è stato il principio del mio esilio di Messico, di Argentina a Messico, in una situazione di dittatura dura e di una persecuzione, di una tortura. Non abbiamo in mia università una lista del tipo che noi vediamo qui nel castello, la lista dei cittadini che hanno morto nella guerra, no? E la mia università non abbiamo una lista così grande, di una città, di studenti dell'università che hanno stato assassinati per la dittatura militare che il Pentagono americano ha organizzato nell'America Latina. Mio professore di introduzione alla filosofia, nel primo semestre, è stato preso per la dittatura militare, è stato torturato e è morto. Mio professore di introduzione alla filosofia. E io avevo due studenti che hanno stato assassinati in Mendoza, mia provincia, e per questo io ho ricevuto un attentato di bomba in mia casa. E quando ho visto la bomba, e come io conosco la storia, io ho detto, interessante, sono il primo filosofo nella storia della filosofia mondiale che ha ricevuto un attentato di bomba. Voi conoscete altro? Perché avanti non si metteva una bomba, si assassinava o si torturava, ma senza bomba. Allora, quando io ho visto il buraco in mia biblioteca e qualche libri, l'opera Omnia di Hegel, la bomba l'ha distrutto.
Allora, quel che momento io prendo la opera di Verche, Hegel, io le dico alle studenti, qui è distrutto il libro, è stata la bomba. E dopo io leo il libro e giustamente adesso, quando io comincio a leggere Levinas, la prima scrittura della prima pagina, la lucidità, dice Levinas, ouverture de l'esprit sur le vrai, ne consiste-t-elle pas à entrevoir la possibilité permanente de la guerre? Dit Levinas en la première page. La lucidité, c'est-à-dire la clarté de voir l'apertura dell'espirito in fronte alla verità, ne consiste in voir la possibilità permanente della guerra. Così comincia il libro di Levinas. E se vi ponete la filosofia della liberazione che è in italiano, allora voi cominciate a leggere la prima pagina, la prima linea, dice così: da Eraclito di Efeso, è molto importante, fino adesso io faccio qualche cosa differente di Levinas, d'Eraclito fino a von Clausewitz, che è il teorico della guerra, e Henry Kissinger, che ancora vive in New York e che è stato il responsabile di tutte le dittature in America Latina, e Pinochet è un dittatore, ma Kissinger è un intellettuale americano. Ma lui è il responsabile di Pinochet, perché è stato il Departamento di Stato e è stato il responsabile della dittatura. Allora io dico, d'Eraclito fino von Clausewitz e Kissinger, la guerra è l'origine di tutto. Polemos, pater, panton. E io comincio il libro Filosofia della Liberazione, ma con un capitolo estraño per la filosofia. Il capitolo tiene per titolo Geopolitica e Filosofia. E la geopolitica è una disciplina che è dalla formazione di tutte le scuole militari del mondo, la geopolitica. Allora, che ha a fare la guerra con la filosofia? Levinas pensa nella prima e dopo seconda guerra. Interessante. Noi parliamo della guerra mondiale. Non è vero, è stata una guerra europea, ma l'europeo, come si crede al mondo, allora hanno pensato che è mondiale. L'Argentina non ha avuto la guerra, l'Africa del Sud-Sahara non ha avuto la guerra. Allora questa è la pretensione di universalità dell'Europa, guerra mondiale. No, no, è una guerra intraeuropea per l'egemonia imperiale fra il continente e Inghilterra, che ha perduto la guerra. Non è stato Alemania che ha perduto la guerra, è stato Inghilterra. Alemania, vedete, è in buona posizione, è una potenza. Inghilterra ha perduto e ha sorgito America. Adesso in crisi. Ma questa è
la filosofía de la liberación en el século XX e XXI. Io ho parlato ieri dell'origine della modernità. Adesso io finirei una idea, perché questo è per molti semestri, non per una conferenza. Il comienzo della modernità, giustamente io ho arrivato qui avanti voi e ho visto la biblioteca, e preso qui una opera di Vasari, Le vite, e ho aperto, e c'è la vita di Raffaello, pittore. Dice, nato il 6 di aprile di 1483. Allora, io voglio parlare di altra persona che è nato 3 anni dopo Raffaello. Nel 1486 è nato in Sevilla. Sevilla, in Spagna, del sud. È stata una città araba. Se voi andate a Sevilla, c'è una minarete musulmana, adesso in la cattedrale di Sevilla cattolica, ma l'architetto che ha fatto questa fantastica torre, ha fatto la torre di Fes, di Marrakech, di Rabat, di Marocco. Perché Spagna e Marocco sta il califato di Cordoba. E allora Sevilla è stato arabo. Ma i cristiani hanno preso Sevilla nel secolo XII. E Bartolomé de las Casas è nato in Sevilla. Bartolomé de las Casas. Ha estado un ragazzo y al de 17 años, en 1503, ha partido como soldado a la guerra de la conquista en el Caribe. Ahora, la modernidad se l'apertura d'Europa per Spagna prima, questo è non conosciuto per l'Europa del Nord, perché per Habermas o per Tulbin e per tutti gli specialisti, la modernità comincia nella rinascita dopo Lutero e dopo l'illuminismo francese, il parlamentarismo inglese. Voi vedete, va dall'Italia, Alemania, Francia, Inghilterra. L'Spagna non esiste. Spagna è un paese medievale. Questa è la comprensione del nord d'Europa. La modernità comincia in Spagna, non in Italia. La rinascita, Ficino ha tradotto dal greco Platone in latino. In che anno? 1456. Ha cominciato la traduzione degli studi classici greco. Perché? Perché Costantinopla ha stato preso per le turchi nel 1453. Allora Italia ha avuto l'immigrazione greca di Costantinopla e ha cominciato la rinascita.
Ha cominciato per i bizantini che sono presenti qui. Persona parla di questo problema. È una visione eurocentrica latina. La rinascita tiene una influenza di Bizanzio e una influenza china. Io non posso parlare del tema, ma pongiamo che ha cominciato con la rinascita. Ma Lutero ha presentato la tesi in Wittenberg nel 1517, oggi, questi anni. Noi festeggiamo il quinto centenario della Riforma di Lutero. Io parlerei di un fatto, primo Lutero, e primo il principe di Machiavello, che è stato scritto in questa epoca. Io parlerei di un atto primo. Che l'atto? L'Europa, che è stata chiusa per l'Impero Ottomano, si poteva aprire al mondo per l'Atlantico. È logico che il primo impatto della modernità, dove si è fatto? Nel Caribe. Il Caribe tropicale, che è Florida, il Golfo di Messico, Cuba, eccetera. Il Caribe. Allora, gli spagnoli hanno arrivato prima che niente al Caribe. Nel Caribe ha cominciato, io direi qualche cosa stupida, la filosofia moderna. Non Descartes, che è stato in Amsterdam nel 1637, il discorso del metodo. Io parlerei del Caribe del 1492 fino a un anno, 1514. Per me comienza la critica della modernità. Habermas dice che l'antidiscurso della modernità è fatto in la Illustrazione, nel secolo XVIII. E io dico, Habermas, il comienzo della critica della modernità è stato fatto nel 1514. Primo Lutero, primo Machiavello, nel comienzo della modernità. Perché? Perché Europa ha confrontato l'altro. L'altro. L'altro umano sconosciuto. E allora ha questionato, sono uomini questo? E questa è stata la prima pregunta della modernità. E ha avuto una disputa filosofico-teologica fra Bartolomé de las Casas e Ginés de Sepúlveda. Per la filosofia francese, tedesca e italiana, Ginés de Sepúlveda è desconosciuto. Ma egli, nel 1550, ha fatto una disputa in presenza dell'imperatore Carlo V sopra il diritto dei cristiani di fare la conquista dei pagani, di gente che non sono cristiani. Il diritto, allora, è un problema etico e politico, filosofico. Non è stata l'ontologia del Descartes, ma è stata filosofia. E gli hanno arrivato alla conclusione, Bartolomé de las Casas,
che le cristiane non hanno diritto a fare la conquista. Ma Ginés de Sepúlveda ha giustificato questa possibilità e tutta la modernità ha preso questa conclusione come un fatto, fino ad oggi, che gli altri non europei sono un tipo secondario di umanità. E molto rapido ha sorgito il razzismo del colore della pelle. E allora il bianchi è un uomo superiore, il negro, gli indiani, gli asiatici sono un tipo secondario. E questo ha stato come lo ovvio, lo ingenuo, il punto di partenza. Ma ha avuto un pensiero critico di questo. È molto forte e molto interessante che è Bartolomé de las Casas. Bartolomé è nato in Siviglia in questi anni. 17 anni è arrivato in America, 1503, un giovane soldato nella conquista. E l'ha detto, e l'ha scritto più di 20 volumi, una opera fantastica. Él dice, noi abbiamo pacificato la isla de Cuba. Seta dire, como conclusión, noi abbiamo ucciso, tutti questi pensava vivere in libertà. Dopo che noi abbiamo ucciso tutto il mondo che voleva vivere in libertà, c'è la pace. Interessante. La pacificazione è te far morire tutte le gente che deve essere libere. È la opera di Bartolomé de las Casas. Unica in tutta la modernità. Ma io voglio solo fare un'exegesi della conversione di Bartolomé de las Casas, perché lui è soldato, ma dopo ha avuto la vocazione di essere prete. E aveva in tutta l'India, in America, un vescovo, perché il primo vescovo sarà nominato nel 1518. Allora non aveva, non sappiamo dove l'avesse consacrato. Qualche anno fa on ha scoperto che è stato consacrato preste in Roma, nel 1510. È ritornato in America e ha cantato la prima messa. Messa? Misa. Messa. E lui dice, io sono il primo misocantano della India, perché l'America si chiamava la India, las Indias, perché il nome asiatico. Il primo prete del continente americano, più che questo, il primo prete cattolico in tutto il mondo coloniale, fuori Europa. Allora è interessante. Allora lei è divenuto cura, parroco di un piccolo villaggio di Cuba. Cuba, interessante, Cuba ha cominciato. No, non con Fidel Castro, a Cuba ha cominciato. E Cuba è una isla, è stato in una piccola, si chiamava per lo spagnolo, l'Espíritu Santo. Allora il governatore Velázquez l'ha detto al prete, celebrate oggi la messa. E lui dice in una opera di
molti volumi la storia della India, dell'India d'America. Nel secondo libro, capitolo 78, dice il priste Bartolomé doveva celebrare la messa e ha preso un libro della Bibbia che doveva leggere questa domenica. E ha preso un libro che si chiama in ebreo Ben Sira. Ben Sira, Ben Sira, che dopo in Trento ha stato posto fuori della Bibbia, è un deutero canonico. Ma noi siamo primo Trento, perché è l'origine. Allora lui ha preso questo libro, Ecclesiastico 34, 18. E lui ha letto questo testo e ha detto al governatore: io non posso celebrare la messa. Perché? Perché lui ha letto un testo che è stato trovato in ebreo, nelle cave di Qumran, fa 40 anni, che non si conosceva il testo ebreo, ma adesso noi ne abbiamo, e dice così. È fantastico, perché io tengo tutta la struttura di un libro. La prossima tomo è anche con questo. Ah, eso. Bueno. Tutta la struttura filosofica di questo che io voglio parlare. Il testo dice: offrire a Dio il pan rubato alle poveri è come uccidere il figlio in presenza del padre. Il pane è la vita del povero. Chi non paga un giusto salario derrama sanguine. Questo testo è un'ontologia, una etica e una politica. E comienza molto interessante. Bartolomé Las Casas sta qui, celebrante, aveva un altar. E dice a Dio: io ti offresco questo pane. Voi conoscete l'offertorio. Oggi, a Dio. Io pongo sì, perché noi vediamo che è a Dio. E dice: io ti offresco questo pane frutto del lavoro della terra. Ma questo pane è stato prodotto per gli indiani, perché lui ha ricevuto tutta una comunità di indiani che lavorava per il prete, senza salario e senza niente. Allora gli indiani lavorava per lui e aveva producido il pane. E dice il testo: il pane è la vita del povero. Perché? Perché per fare il pane io ho necessità, bisogna di utilizzare 10 ore di un giorno e le metto nel pane come il prodotto. E questo prodotto ha mia vita oggettivata. Allora la vita degli indiani si è oggettivata nel pane. Ma se io rubo questo pane perché non pago niente al povero,
El povere, povere. Questo pane è stato volato, volato, rubato al povere. E io offro a Dio la vita del povere che io ho rubato. E uccidere il figlio in presenza del padre è un sacrificio umano. E questo è un testo del secondo secolo, primo Cristo, nel popolo ebraico. Ma lui stava all'origine della modernità, nella colonia. Allora la modernità è incomprensibile senza il colonialismo. E insieme il concetto, perché la ricchezza che arriva a Europa viene della periferia coloniale, ma questa ricchezza è la vita della gente. Che significa? Questa è una liturgia, la messa eucaristica, ma è una struttura economica. Perché gli indiani hanno stato dominati per la guerra di conquista e deve lavorare senza salario per i conquistatori europei che hanno arrivato in America. La struttura della dominazione è un'inversione della liturgia. Questo non è Dio di Israele, questo è un idolo che ha bisogno della sanguine della gente. Capito? O no? Io miro la cara. Questo è tutto. Io mostrerò dopo che questo è il capitale di Marx. Che il marxista non conosce e il cristiano non più. Questo è assolutamente in una narrativa simbolica, simbolica, un paradigma razionale e filosofico. En 1414, allora il ha detto al governatore, io non posso celebrare la messa. Perché? Perché io non ho pane, perché il pane io l'ho rubato al povero. Io offro a Dio la vita del povero e uccidere il povero figlio in presenza del padre, ma questo padre è un idolo che vive della sanguine, e la sanguine non è l'anima, la sanguine è la vita, è la simbolica ebrea. È per questo che l'Eucaristia ha una carne, non un corpo, pane, pane. Il pane è il simbolo di tutti i prodotti umani, perché il pane è più immediato. Io lavoro, produco pane e dopo io consumo il pane e recupero la vita. Allora il pane è il nutrimento, l'alimento. Donare di mangiare a questo che ha fame. La etica, la politica, l'antropologia, l'ontologia, c'è tutto. E lui ha detto, io non posso celebrare la messa. Ma dopo egli dice, e io ho capito che tutto questo noi facciamo in India, in America, è una total ingiustizia. Se la critica della modernità, l'origine, primo Machiavello, primo Lutero, primo tutto, 1514, il comienzo del pensamento critico
non soltanto in America, ma nel mondo, perché l'Europa mai avrà coscienza di questo peccato. Fino ad oggi, perché oggi arriva le poveri, migranti, negro, e noi siamo molti cose al stesso tempo, perché la modernità è simultanea a quattro fenomeni. Quando gli spagnoli e i portoghesi hanno arrivato in America, e dopo le olandese, e dopo le francese, e dopo le inglese, e dopo la Dinamarca, e tutti, quando hanno arrivato, ha cominciato la modernità. Ma è simultanea, al stesso tempo, ha cominciato il capitalismo. Perché il capitalismo in Europa aveva piccolo, ma povero, perché l'Europa stava subdesarrollata, periferica del mondo musulmano. Ma adesso arriva la ricchezza di America. De soltanto la mina di Potosí, di Bolivia, nel ciclo XVI, arriva 20.000 tonen di argento. Tonen, questo significa 1000 kilos. Tonella. 20 milioni di kilos di argento, oro. E con questo dinero Spagna compra in Flandes, Olanda, e fa il commercio con la India e la Cina, e tutta la plata, l'argento americano, fino alla Cina, perché gli europei non può vendere alla Cina niente fino al 1800. La Cina è stata più sviluppata in tutto. Tutte le merce del mercato mondiale e tese cinesi fino a questi anni. Questi anni, due secoli, la porcellana per mangiare e la seda per vestire e le spezie per mangiare, tutti i prodotti del mercato, è stato asiatico. E l'Europa non aveva niente a vendere all'Asia. L'ha fatto la guerra dell'opio che prendeva la India per vendere in la Cina le inglese. Allora, l'accumulazione originaria del capitalismo comincia di America, del 1500 fino al 1800, tre century. Africa non è stata conquistata nel 1500 e l'Asia non è stata conquistata. È stata conquistata nel secolo XVIII. Calcutta è stata presa per gli inglesi nel 1780. Al fine significa che durante tre secoli Europa ha vivuto del dinero, della ricchezza dell'America, non soltanto nell'esplotazione dell'indio. Allora, America, Europa e l'Africa, non soltanto nell'esplotazione dell'indio, ma dopo gli europei, non Italia, perché è arrivato dopo, stava più lontana. Italia stava nel Mediterraneo, ma il centro era l'Atlantico e per questo Inghilterra stava nel centro, per essere una isla
dell'Atlantico. Allora, gli europei hanno comprato cittadini, agricoltori africani, liberi, l'hanno cambiato per armi e hanno preso questi africani come sclavo in Brasile, il Caribe e il South of America, North America, le slavery, la schiavitù. E dopo, con questo beneficio, ha ritornato a Europa, il triangolo della morte, della schiavitù, fino al secolo XIX. Allora è terribile, perché hanno assassinato l'indiano e dopo hanno costituito come una merce, una pura cosa, esseri umani. Questo è lo più terribile che può esistere. È peggio che la Shoah, perché le il giudaico hanno stato messo in la gas del nazismo di Hitler, terribile. E i bianchi che hanno distrutto le bianchi. Allora è terribile. Ma le bianchi che hanno torturato le negri e che hanno nato sclavo, che aveva la relazione di una moglie con un uomo e aveva un figlio, e alle 5 anni il figlio è stato venduto a un'altra famiglia come un animal. Membe, un filosofo africano, dice: la schiavitù è stata una caccia di tortura, perché il sclavo ha nato sclavo senza diritto a parlare la lingua, di essere in suo territorio, e la disumanizzazione totale, prodotto della modernità, perché John Locke, filosofo, John Locke, è conosciuto, che ha parlato e ha giustificato la schiavitù nel Second Treatise on Government, metteva il proprio denaro nella trade of slaves, nella tratta di sclavi. Allora, un filosofo che faceva business con la schiavitù, ha giustificato la schiavitù nel suo libro di politica e ha giustificato la conquista d'America. Allora, questo è il capitalismo che ha nato. Questo argento latinoamericano ha cambiato tutto il sistema mondiale dell'economia. Quando io vado al paese arabo, Marocco, Egitto o il nord della India, il Mogol, io le dico: perché nel secolo XVI gli arabi hanno disparito della storia? E non sape. Io ho parlato con Tariq Ramadan, il più grande intellettuale arabo in Francia, professore in Oxford. Perché gli arabi nel secolo XVI dispare della storia e avanti è stata l'articolazione di tutta Eurasia nelle mani di arabo. E nel XVI dispare, non c'è più filosofia arabe. E aveva la gran filosofia arabe. Perché? Perché la conquista d'America ha fatto una crisi economica del mondo arabo. L'inflazione della plata. Se al comienzo del siglo XVI voi avete 10 moneta di argento, il valore di questa moneta al fine del ciclo XVI è stato 1.
per la quantità di gente che è arrivato di America Latina, non America del Nord. America del Nord anglosajona venne dopo, è altra storia, America. E allora sa, è una commozione mondiale, è l'apparizione del sistema mondo di Walter de Wallerstein. System, world system, appare il primo sistema mondiale, perché mai aveva avuto America. Allora, con le Genghis Khan, le Mongol arriva a fare un contatto di Cina con Europa e la India. Qualche anni, nel secolo XII e XIII, ma dopo si è finito. Ma adesso noi abbiamo un sistema del mondo. È simultaneo l'origine della modernità, l'accumulazione originaria del capitale, l'organizzazione di un sistema mondo e... la ideologia eurocentrica, el eurocentrismo comienza, Europa comienza a sentire che è superior alle altre culture, ma questo si fa in relazione a America, perché gli indiani non conoscevano i metalli, il ferro, non conoscevano il cavallo. Allora era una cultura, se voi volete, tecnologica molto più sviluppata. Ma l'Africa e l'Asia, egli conosceva il ferro, egli conosceva il cavallo, era impossibile la conquista. Questo ha cominciato dopo la rivoluzione industriale con le armi industrial inglese. Allora hanno fatto dell'Asia la colonia, non tutte, parte dell'Asia. In 1885, non molto tempo, nel congresso di Berlino hanno diviso l'Africa. Un 130 anni e l'Europa è entrata al mondo Bantu, al sud del Sahara, e ha distrutto tutti la tradizione organizzazionale dell'Africa e ha fatto coloni che hanno distrutto le antiche costumi africane. E dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno sortito e l'Africa è stata assolutamente disorganizzata. Il colonialismo ha distrutto una storia millenaria e non ha lasciato niente. E per questo che l'Africa non arriva a cominciare la storia. Fare un Stato nazionale è qualche cosa molto difficile. Ma non è l'evoluzione dell'Africa, è la distruzione del colonialismo francese, inglese e italiano e tedesco, perché Italia è entrato al fin all'Africa. L'ultimo mi ha fatto un poco di colonialismo per essere europeo. Allora, sono 500 anni di esplotazione della periferia che ha donato all'Europa una coscienza di essere il centro, ma veramente ha cominciato la centralità d'Europa in questi anni, perché fino al 1800 la Cina produceva più acero, no, non è ferro, è il ferro,
Acciaio. Acciallo. La lega di ferro. Le cinesi produceva questi anni più acciaio che tutta Europa e America insieme. La prima fabbrica di acciaio in Inghilterra, in Sheffield, l'ha posto tecnici cinesi. Le cinesi avevano scoperto l'acciaio nel secondo secolo. Gli europei l'hanno scoperto nel secolo XVIII. Un piccolo atraso. In questo momento Europa comincia a essere veramente il centro del sistema mondiale. Allora, la centralità è fondamentale. Significa che tutta la conoscenza della periferia va a Europa. Europa ha una grande creatività, ma un'informazione che viene da tutta la periferia. La matematica viene del mondo arabo, la cosmologia, la filosofia viene del mondo arabo a Parigi, nella Età Media, molti aspetti, e adesso gli europei cominciano a fare una grande invenzione se il management, se la maniera di maniobrare con la informazione di tutte le culture. Entonces, c'è un autore di Harvard che è stato in Africa che dice gli europei hanno preso la informazione dei archivi della periferia, hanno concepito e appreso della periferia, dopo hanno effacé, han borrado, han cancellato questi archivi e han detto tutti han stato invenzioni d'Europa. E allora tutte le altre culture non hanno fatto niente. E la Cina, che è stata sempre più avanzata che Europa, comincia a parlare le francesi, Voltaire, Montesquieu e Hegel, il despotismo orientale. E allora non soltanto chiude l'archivio della periferia, ma adesso ha una visione assolutamente negativa e tutto l'ha fatto Europa. E questo è giustamente il problema filosofico, perché tutta la filosofia che aveva nella Cina, che aveva 2000 e più anni di filosofia, il pensamento indù che ha cominciato con l'Upanishad, 2000 anni prima del cristianesimo, che aveva una gran filosofia, la filosofia araba, tutto questo dispare e soltanto resta la filosofia europea. E non abbiamo studiato questa filosofia. E allora io riprendo la narrativa. Come ha sorgito la filosofia della liberazione? Io non posso fare tutta la storia della filosofia in America Latina adesso. Io dico, c'è un libro di 1100 pagine, due colonne, Il pensiero filosofico latinoamericano, che ha quattro parti. La prima, 17 etapi della filosofia in America Latina. La seconda parte sono grandi temi, la etica, l'estetica, la politica, l'ontologia, eccetera. 20 temi. E dopo, le grandi correnti nel secolo XX, sono 16 correnti filosofiche, e dopo 300 curte biografie di 300 filosofi. Io potevo fare 1000 filosofi, ma ho preso 300.
è una obra di compendio. In America Latina, en la Facultad de Filosofía, no se estudia la historia de la filosofía latinoamericana, porque toda la élite es eurocéntrica. El fino 20 años, la pregunta ha estado: ¿no hay filosofía en América Latina? No, no habíamos un Hegel, no, no habíamos un Kant. Allora, no hay filosofía en América Latina. Ne capisce che ha avuto sempre filosofia, perché ha avuto gente che ha pensato la realtà e l'ha formulato filosoficamente, influenzata per Europa, ma la riflessione è stata situata. E allora era molto difficile cominciare a fare la memoria di questa storia. E io sono una generazione che non abbiamo preso come cosa importante rileggere i nostri filosofi. E io comincio la storia, non solo Bartolomé Las Casas, primo, perché Nezahualcóyotl, per esempio, è stato un saggio azteca. E lui aveva come un saggio la filosofia, la filo, se l'amore, ma la sofia, se la saggezza, non la scienza, la saggezza. E Tomás de Aquino diceva la saggezza se ordinare tutto. Discovre il senso di cose, senso, sin, diceva Husserl, senso. Allora aveva filosofos indiani, gente che amava la saggezza azteca, maya, inca, e non abbiamo il testo di questa gente. Egli questiona che significa la verità, che significa l'eternità, che significa l'essere umani. Allora egli dice, gli umani sono come una flore, come una flor un istante, un momento, un secondo, ma noi siamo la parola. Allora le representa una persona sentada y con un signo así, que es la palabra. Allora, el ser humano, es una flor que parla, y de ahí comienza toda una interpretación antropológica e ética. Son filósofos indiani, prima la conquista, e allora non abbiamo fatto questo. Mi arriva un momento, e ieri io ho raccontato, dopo mi è stata in Europa 10 anni, Israele, eccetera, che io ritorno a Argentina, e come professore universitario io devo insegnare. E io insegnavo la filosofia tradicional. Yo enseñaba Heidegger, Hegel, la fenomenología, aquel que al comienzo el estudiante decía: no somos en una dictadura, profesor, c'è una persecución. ¿Quién ha a fare vuestra filosofía con este problema que no abbiamo? Yo vedeva che una parte io aveva un compromesso, un engagement, una prossimità con i movimenti popolari in Argentina contro la dittatura, e dopo io insegnavo una filosofia astratta europea che aveva studiato. Non poteva fare la connessione. E io conoscevo il pensamento ebraico
per Ricoeur, perché io ero arrivato a Parigi in 1061 e giustamente quando Paul Ricoeur ha pubblicato in Parigi La symbolique du mal, la simbolica del male, e l'ha comparato il mito de Prometeo indoeuropeo y el mito adámico semita, y ha fatto una interpretación fantástica. Allora è il momento che Ricoeur passa dalla fenomenologia all'ermeneutica del mito. Aristotele diceva il filosofo, il che ama la saggezza, è il mito poietico, è il che fa le miti. E dopo le filosofi hanno detto è necessario passare del mito al logos. Ma Aristotele diceva il saggio, il che ha la saggezza, se questo che fa le mito. Il mito è una narrativa razionale in base a simboli. Ricoeur. E allora la questione è l'ermeneutica del mito. E Dio dice, ah, questo è il problema. Come io posso cominciare a fare una filosofia latinoamericana? Io devo fare una storia della cultura e in questa cultura scoprire questo che Paul Ricoeur chiama il nucleo etico-mitico. Il nucleo etico-mitico di una cultura. Etico mitico. E come è mitico, America Latina è europea per il pater, per il padre, l'espagnolo, e asiatici per la madre, gli indiani. Esa è la confrontazione dell'Asia e Europa. Le due parti d'Eurasia è arrivata America. E noi siamo asiatici per i popoli originali e non siamo europei per la conquista. E per spiegare America Latina è necessario spiegare la storia universale, perché è il contatto delle due mondi. È una posizione complicata, ma eccezionale, perché noi dobbiamo fare un'interpretazione. Allora, da un punto di vista ermeneutico, io ho fatto tutta la filosofia indoeuropea, greca, romana, ma a partire da miti. E dopo io posso fare lo stesso dei miti americani, dei popoli originari. Ma io stavo a un livello simbolico, ma non arrivavo a fare questa filosofia che l'università obbliga, una filosofia precisa che io conoscevo e insegnava, ma non è stata americana. Allora, nel 1968, il 68, Parigi, il Parigi del 68, io ho stato in Parigi fino al 67, non al otro, è stato 61-66, è ritornato. Ma interessante, il Parigi del 68 ha stato il Berkeley del 68, Marcuse. Allora Marcuse è la scuola di Frankfurt in California e ha scritto La dialettica della liberazione. L'uomo unidimensionale. E ha fatto una critica della American Way of Life. Terribile. Ha stato un tedesco critico della scuola di Frankfurt
che ha fatto la più forte ontologica critica dell'americanismo. Allora uno ha letto Marcuse, Frantz Fanon, l'introduzione di Sartre al Le damné de la terre, le condannato della terra. Fanon était un latinoamericano del Caribe, interessante. Lui viene de Martinica, è stato in Algeria e in Francia. Allora il pensa a partir di America Latina, Frantz Fanon. E allora uno ha letto Frantz Fanon, Marcuse, la pedagogia della liberazione, Paulo Freire, la sociologia della liberazione di un grande sociologo colombiano, e il Frente de Liberación de Algeria. Allora liberazione era un termine politico forte. In questo momento in Argentina, gli studenti e gli operari hanno preso Córdoba, una city di 1.500.000 persone. Hanno preso una città contro la dittatura e ha tombato Onganía, il dittatore. Noi parliamo del cordobazo. Córdoba ha fatto una presenza. Entonces, io non penso nel 68 di Paris, io penso nel 68 argentino. E noi abbiamo stato nella lotta. E io ho ricevuto tempo dopo una bomba in articolazione con i movimenti. Ma allora, in questo momento, 1968, Salazar Bondi, un filosofo peruano, ha scritto un piccolo libro e dice: c'è filosofia in America Latina? Una domanda. E lui dice: no, sino che non abbiamo una cultura di dominazione. E perché noi siamo dominati e coloniali, non abbiamo filosofia. Allora ha cominciato una discussione. Il gruppo che io partecipava, nel 69, ha fatto la prima riunione di 20 filosofi giovani. Io avevo 30 anni, allora è stato mio pelo negro, e voi potete vedere, e ha detto no. E se non esiste una filosofia, deve esistere. E questa filosofia dovrebbe pensare esattamente il tema di come noi possiamo liberarci della dominazione che noi soffrimo, e la dittatura, e nel colonialismo. E io cominciavo a parlare dell'eurocentrismo e di andare al di là della modernità. Nel mio libro, pubblicato nel 75, è concepito nel 70. 1970. È molto importante il data, perché non c'è in Africa e Asia, nel sud, un movimento filosofico che prenda coscienza della critica alla modernità a partire del colonialismo. La filosofia della liberazione è il primo movimento nel mondo. Primo de Guha en la India, primo del pensiero africano que comienza a hablar de una filosofía africana con Temple, la filosofía Bantú, y tutte. Noi siamo al comienzo de una etapa mundial. Y allora, la prima reunión del grupo ha stato fatto en un colegio de jesuitas,
Allora il nos han prestato il locale dei gesuiti in Buenos Aires, dove dormiva nel stesso collegio un gesuita più giovane che io, con il nome di Bergoglio. Allora, il è stato l'origine della filosofia e la teologia della liberazione, non partecipando, ma ascoltando, perché stava, comevamo ensemble, junto. Il mio fratello in questa epoca è Scanone, che aveva studiato in Innsbruck, che era un filosofo di formazione germanica, io aveva più l'ebraico, francese e alemano, ma non avevamo studiato in Europa, e ritornato in America e trovato una situazione volcanica, volcanica. Io pensavo era un volcano, perché aveva molto movimento politico, sociale, tutto. Era il tempo cairotico di Benjamin. Era il pericolo, così pericoloso che molta gente ha morto. Perché il nostro movimento alla filosofia della liberazione è stato persecuto per le militari e nos hanno espulsato da tutte le università in Argentina e noi siamo partiti all'esilio, tutto il gruppo. Allora è un movimento filosofico persecuto. Io non conosco altro. L'escola di Frankfurt giudaica è stata persecuta. È andato a New York, la New School, a California, Marcuse, Horkheimer, Adorno. Benjamin ha morto nel Pirineo, fuggendo del nazismo francese. Ma è giustamente questo tipo di filosofia dove pensare è un pericolo. E non siamo filosofo accademicista, non accompliamo il dovere accademico. Io sono due volte dottore, due volte licenziato, mia opera omnia saranno più di 46 volumini e pubblicato. 46 volumini, allora lo studente dice, se troppo, è molto difficile perché aveste scritto molto, sì, ma è un pensiero relato alla realtà. E Scanone nos ha presentato Levinas. Io non conoscevo Levinas, io stavo in Parigi, io ho stato alla classe in Sartre di Ricoeur, e io non conoscevo Levinas, ma ho letto Levinas per Scanone e allora io ho preso fisicamente questo libro, l'esteso nell'edizione del 68, dice Nikoff, La Haya, 1968, e l'ho letto. E l'ho letto in due settimane e ho compreso tutto. Non tutto, ma l'ho compreso. È un libro da leggere molte volte. E quando io le dono alle studenti per leggere il libro, non capite niente. È molto difficile per lei. Perché è stato così facile per noi? Perché noi stiamo esattamente nella situazione di Levinas, come un giudaico persecuto per il nazismo. Il secondo libro, Otre Manquetre, o De la Adolescence, lui, la dedicatoria è a tutte le gente che ha morto nella persecuzione nazi di sua famiglia. No? E giustamente nel secondo libro di Levinas, 1972, ha fatto una riunione
con Levinas 1972 en Lovaina. Allora Levinas è stato un gruppo di studenti latinoamericani in Europa. Io sono stato l'unico professore, come se fossi un studente, aveva 32 anni, allora era giovane, e non abbiamo parlato di Levinas, io parlai della prossimità, non capivamo molto che significava. Dopo, quando non ha letto la seconda opera di Levinas, non ha capito, e il nos ha detto, voi siete come un rehén. E questo è difficile, ostaggio, prigionieri. Il nos ha detto, voi siete come le ostaggio. Io non ho detto, se è buono o se è male? non sapeva che, non sapeva giudicare, non sapeva detto otage. Ma l'otage è il tema del secondo libro. L'otage è quando il sistema prende a una persona, otage, e può le torturare. Ma questa persona è fedele all'altro. E non declara niente in contra dell'altro, e per morire e nessuna persona conosce che è stato fedele fino alla morte. Perché? E questa è la pregunta etica. Allora, il nos ha detto, voi siete gente interessante. Non ha compreso al leggere il libro che è stato un giudizio positivo. Voi siete studenti di America Latina in Europa come un otage, che voi siete responsabili per America Latina in mezzo di un mondo contro voi. È stato molto interessante. Allora, perché Levinas non ha servito? Ascoltate, io ho detto servito. Questo significa che io non sono levinasiano, sino che Levinas mi ha servito per meglio comprendere la realtà. E io avevo scritto l'umanismo semita, mio primo libro sul mondo semita, aveva letto Cohen e Rosenzweig, ma non Levinas. Io avevo letto a Buber, io conosco l'ebreo. E allora Levinas ha come organizzato il tema e ci ha donato la possibilità di una filosofia che prendeva attenzione a un problema che è stato mio problema negli anni 50. Se io è andato a Israele 2 anni, essere carpintiero in Nazareth, perché io avevo il problema, che significa il povero? E perché giocare la vita per il povero? E tela stava la etica. Allora, il anabim, nel senso ebraico. Allora, questo è stato il mio tema. E America Latina è povera, perché è coloniale. Noi abbiamo stato esplotati dell'origine della modernità. Allora, l'essere latinoamericano è un essere dominato, coloniale, povero. La ricchezza è stata presa. Allora il tema della povertà
el tema central del pensiero semita. Hammurabi dice: he fatto giustizia con el povero. El texto de los sarcófagos en Egipto dice: io he donato de mangiare a secchia fame. Me la fame e la povertà. Allora, questo è stato un mio problema. Io, nessuno mi donava una risposta. Levinas mi ha donato la risposta, ma immediatamente l'altro, per me, prototipo, l'altro come altro è principalmente il povero, perché è il destituto. Ma Levinas parte da un'esperienza fondamentale. Io la scriverò in ebreo. In ebreo è panim, pa, pa, nim, el, panim. Questo è detto in greco per Paolo de Tarso, prosopon, prosopon, pros, prosopon. Significa faccia a faccia, volto a volto. Senza mediazione. En la erótica del Shira Shirim, del canto del canti en hebreo, el hombre y la fame, insieme, es un canto erótico, le due son negri, interesante, son negri, el canto de los cantos de la Biblia, dice el primo paragrafo, io non so se io posso tradurre all'italiano, che me vese con il beso de su bocca. Che mi baci con il bacio della sua bocca. Che me bacia. Che me bacia. Bacia? Che me baci con il baci de sua bocca. È una espressione poetica. Se la. El labio de uno con el otro, es un bacio, sin mediaciones, no c'è niente en uno y otro. Y esta es toda la filosofía de Levinas. La experiencia de la otra persona como altra. Y por esto que Husserl aveva en París, 1930, en la Meditazione Cartesiani, fatto 5 conferencias. Me la quinta es: ¿cómo yo puedo constituir el otro? E la Costituzione è un termine tecnico in Husserl. Allora lui aveva problema, perché io ho bisogno di molti presupposti. Io donerò come esempio, per cominciare, un mito. Un mito. È un mito mosaico. Mosè. Mosè stava il figlio del faraon. È un mito, non una storia. C'è un libro di 1500 pagine, Gottwell, prova che il relato di Mosè in Egitto non è un fatto storico, è una costruzione, è un midrash, è una costruzione teórica, mítica. Allora, in Egipto, Michael Walzer, comunitarismo americano,
americano, judaico, ha un libro, El Éxodo, es un filósofo. Me dice, Egipto es todo el sistema posible. Egipto, yo parleré molto rápido, allora yo no tempo por explicar lentamente. Egipto es la totalidad, la totalidad. Totalité et infini, c'est la totalité. Égypte, c'est le Welt. Heidegger, in der Welt sein, essere in el mondo, ma se io vado very, molto rápido, el mondo è la carne. La carne, la parola se fe carne, non è soltanto la corporalità, è il sistema umano, è la totalità del mondo. Allora è bazar. E io avevo studiato Heidegger, la totalità, Ganzheit und Totalität, Hegel. Io avevo studiato il mondo ebraico, ma la questione è adesso un'esperienza, non si dice esperienza, però io noto altra voce. Nel mondo, l'io, o il Dasein, direva Heidegger, confronta il fenomeno, la cosa, il bicchiere, il bicchiere, manifesta è una cosa con un senso, la manifestazione della cosa. Ma nel mondo non c'è soltanto così. Voi siete. Carola è qui, ma Carola non è una cosa, è una persona, è alguien. Qualcuno. Qualcuno. E allora l'esperienza dell'altro non è la manifestazione cosica della realtà, ma la rivelazione, non la manifestazione, la rivelazione, la epifania, la rivelazione di qualcuno. Ma qualcuno è al di là del mio mondo. Nel 1841 ha donato in Berlino una corsa sobre la rivelazione, Offenbarung, contra Hegel. Él dice, Hegel es el pensiero de la identidad. No conoce qué significa esto que es al di là del mundo, al di là, l'altro. Ha comenzado a hablar de la revelación del altro, no de la manifestación. La revelación ha como punto de partenza la libertad del altro, que es un incondicional en mi mundo. Allora, il nome di questa presenza io con l'altro che Buber ha fatto, io and, ich and du, Levinas le lavora di altra maniera più profonda, ma il parla di un volto a volto. Panim el panim, prosopon prosopon,
Pablo de Tarso dice, adesso noi siamo in la fede, ma dopo noi seriamo volto a volto, la immediatez. Allora io non ho tempo per parlare, ma Levinas per me è il primo nella storia che ha fatto una filosofia a tal punto profonda dell'esperienza del mondo semita di Hammurabi fino all'arabo. E giustamente la nuova categoria fondamentale, non fondamentale, abismal, se volto a volto. E questa è una categoria filosofica, non teologica, perché l'esperienza che io ho con l'altro, Wittgenstein, che è un gran filosofo analitico, ma nella settima tesi, che è la ultima del trattato, dice di questo che io non posso parlare e le bisogna guardare silenzio, schweigen, non parlare. Allora, in fronte a altra persona, io non posso parlare, io non posso dire chi voi siete, io devo domandare chi voi siete, rivelami il vostro mistero. E se per la rivelazione che io comincio, è questo che Gadamer parlerà, che mi mondo e il mondo dell'altro al comienzo è una incomunicabilità, ma dopo lentamente l'altro comincia a essere presente nel mio mondo perché ha rivelato molte cose, io comincio a conoscere molto dell'altro e non abbiamo un mondo comune nella comunicazione. E noi cominciamo a costruire insieme. Allora, Levinas è la essenza del pensiero semita, che non è solamente giudaico, anche il pensa specialmente in giudaico. Evidentemente è fenicio, palestino, babilonico, assirio, egiziano, cristiano e maometano, perché l'Islam ha la stessa esperienza. Allora è una possibilità fantastica in questo momento storico di stabilire un dialogo, non una guerra con l'Islam, e cominciare a utilizzare dei dollari non per fare la guerra, ma per fare un istituto dove noi possiamo cominciare a capire l'altro e fare un dialogo, perché noi siamo tutti semiti. L'altro, allora, è il punto di partenza della mia filosofia heideggeriana, hegeliana, fenomenologica, e la realtà latinoamericana, argentina, in una evoluzione politica, perché adesso io avevo la referenza all'altro. La prima esperienza che io ho fatto a lire Levinas è completamente differente a Levinas. Io ho pensato, noi siamo l'altro dell'Europa, Latinoamerica, Europa e il mondo. E noi, il latinoamericano, la colonia, noi siamo. E io ho cominciato a fare tutta la filosofia di nuova forma. E come io ho detto ieri, Parmenides, che è stato al sud d'Italia, nella grande Grecia, Parmenides è l'anti-Levinas, come Hegel. El anti-Levinas, porque es un indoeuropeo. Levinas es un semita
e ho mostrato una storia millenaria delle tue culture. Allora tengo una visione mondiale dell'assunto, non provinciale, né filosofica, né accademica. Parmenide dice: l'essere è, le non essere non è. E Eraclito dice: il logos, che se è l'essere conosciuto, arriva fino al muro della città, e al di là del muro sono los hoi poloi, in greco hoi poloi. La moltitudine, le barbari. Allora, la città e le muro, e l'essere. Entonces, io ho stato in Efeso, dico, Efeso, aveva 70 coloni, Efeso, este, un imperio. E giustamente, io ho stato, e visto in la montagna, molto grande, il valley, dove è stata la città di Efeso, aveva dei rocchi e la montagna, che sarà? Non so. E allora aveva una rappresentazione della città di Efeso, e queste rocche, rocchi e la montagna, sta il muro di Efeso. È una città di molti chilometri quadrati, ma Efeso ha un porto, è un muro, e l'essere arriva fino al muro, e dopo il muro sono i barbari, e l'essere è greco, le non esse sono gli asiatici, gli africani e gli europei, che stava in Macedonia, e europeo è una terminologia greca. Grecia non è stata Europa, Europa è stata la barbarie. E l'Europa non è stata umana. Allora Aristoteles ha detto: l'essere umano è un essere politico. Falso. Il dice Aristotele: le vivente che abita la città è umano, antropos. Ma questa gente che non abita la città ellenica non è umano. Aristoteles dice questo, e tutti gli aristotelici mai hanno letto Aristotele. Io non sono umano. Per gli umani. Mia prima lecture in Nord America, in un congresso di filosofia, io ho cominciato a dire: mia filosofia è una filosofia barbara. Io parlo a partire del non esse, al di là del muro. Interessante, Trump vuole fare un muro, e non conosce che è una storia ontologica di 4.000 anni. Ma lui è stupido, ignorante, e allora non conosce che va a fare un muro. E Paolo di Tarso dice: il messaggio se distruggere le muri fra le giudaico e le goim, sono le barbari. Goim sono le people, le non giudaico, e questo è il messianismo cristiano, che distrugge il muro, che dona l'essere all'altro, e non soltanto alla città e nel muro. Allora voi vedete, io posso cominciare a rifare tutta la storia
eurocéntrica de la filosofía con otro oggi. Io le faccio. Se voi leggete, qui c'è ipotesi, ma io le faccio lentamente. Una inversione del pensiero dominatrice greco. Perché Aristotele diceva che l'eschiavo è per natura fisei, ablativo de fisis, per natura, non anthropos. No significa en el sentido nuestro, porque la natura puede ser histórica y social. Él dice, le bárbari son fuertes, pero no inteligentes. Los asiáticos son inteligentes, pero no fuertes. Los grecos son fuertes e inteligentes, son la plenitud humana. Entonces, para Aristóteles, los grecos están la humanidad propiamente dicha, y los europeos, y los asiáticos y los africanos han estado no plenamente humanos. La fame no es plenamente humano. El homo masculino. Él dice, le même to auto permanece le même. El hombre masculino ha un filio. Y ahora le même, el mismo, permanece el mismo. Y la madre es soltanto una mediación de lo mismo que el varón. Allora, la fame ha en segundo situación, no es plenamente humano. El niño es en potencia, dinamos, no en actualidad. Allora, per la filosofía aristotélica, l'uomo masculino es humano. La fame, secundaria. El infante, secundario. El esclavo no es humano. Y los bárbari no son humanos. Se los americanos hoy no nos habíamos avanzado mucho. Arriba un latino que es de color indiano, es un ser humano de segunda categoría. Esta es la colonialidad moderna, el racismo europeo. Allora uno ve un africano, la nace, el labi, la es bruto. Para vos es bruto. Es un homo y la fame dice, es bello si es africano. Y allora el artista dice, bruto, no. Y allora fa una pintura y la gente dice, no, es vero, es bello. El artista prende la brutalidad como belleza futura. L'altro bruto divenne bello contra la belleza dominatrice del essere. Bueno, vos podéis hacer una estética, una política, una lógica, toda la filosofía de nuevo. Él fa fofare. Él fa fare toda la filosofía de nuevo. Porque noi siamo in una epoca in cui per prima volta nella storia ora una filosofia mondiale. E allora Europa in crisi comincerà a scoprire grandi pensatori asiatici, indiani della India, musulmani, africani, latinoamericani e europei che comienza a avere d'Europa un'altra visione. È necessario fare l'inversione dell'inversione. E questo è il pensiero critico. La scuola di Frankfurt ha fatto molto, ma è eurocentrica. Totalmente. Adorno e Horkheimer sono eurocentrici. Adorno è specialista nella musica. L'estetica.
Ha estado en la América del Norte, cualquier tiempo, no ha preso niente, y ha retornado a Alemania, ha venido rector en Frankfurt, y escribe sobre la música, Beethoven, la racionalidad de la música, y muestra todo el equilibrio, la armonía de Beethoven. Y dopo parla del jazz, y dice jazz, el jazz es lo primitivo, es lo bárbaro, es la irracionalidad del esclavo que vuole ser esclavo. El colmo, el jazz, en un momento improvisa, no ha escritura, comienza a fare de la música senza escritura. Esto es impensable para Adorno, eurocéntrico. Allora, la escuela de Frankfurt es por noi la filosofía de la liberación, el pasado. El futuro es diferente, es otra cosa. Noi debemos aprender mucho, ma no podemos simplemente hacer un comentario. Y allora la filosofía en América Latina, 90%, c'è un filósofo que habla del sucursalismo, sucursal. Sucursal de la Coca-Cola. Significa, yo tomo la Coca-Cola y hago la distribución de la Coca-Cola. Y así fan el filósofo. Toma un filósofo y hace una sucursal. Y este filósofo le llama a este exegesis de filósofo universitario académico sucursaleri. Io che voi siete? Io sono kantiano. Una succursale di Kant. Allora, se io le pregunto a Kant, Kant, in Königsberg, la Ifiste ha stato in Königsberg, e le domanda a Kant, Kant, voi siete kantiano? Che significa questo? Io faccio la filosofia che io posso fare pensando la realtà. E voi facete lo stesso e voi sarete filosofo. Ma se voi soltanto fate una succursal di Kant, voi siete una storia, voi fate una storia della filosofia, ma non filosofia. De Valens, un gran filosofo de Leuven, en Bélgica, en un libro, La filosofía y la experiencia natural, él dice, el objeto de la filosofía no es la filosofía, no es la filosofía, es la realidad, la realidad. Allora, un estudio a filosofía para ver instrumentos, categoría, lógica, conocencia, me dopo es necesario conocer la realidad. ¿Me qué es la realidad? La realidad de mi mundo, el otro. Y si el otro es el 95% de la humanidad, yo pienso solo por el 5%, allora es non più validity, a non più validité. Validità questa filosofia, che è un ritorno sobre la filosofia e non che va alla realtà. Levinas non ha aperto la completa possibilità di cominciare a ripensare tutto di nuovo a partire dall'altro. Molto rapido, con un texto de Bartolomé de las Casas, Bartolomé dice, el español han arribado, primo han ucciso le homo varoni, varoni, masculino, el homo masculino l'han ucciso. Questo che han lasciato in vita l'han ridotto alla più orribile
servidumbre, al homo masculino. Y es interesante porque en español él habla del los hombres varones. Ahora él prende homo, le mete masculino. Al fiamme, el español lo han preso en la ilegalidad y se han fatto la relación ilegal con la indiana femenina y aveva una esposa española. Ma allora l'han fatto quasi una concubina. Ha stato la stessa cosa in l'eschiava africana. Il blanco, bianco amo degli schiavi faceva le prime esperienze sessuali con la schiava, che è una cosa, non una persona umana. E dopo aveva la sposa bianca, che era la legale. Allora la fame è stata ridotta. E le figlie, le giovani, l'ha messo al catecismo e la fe cristiana. Allora, in un testo di Bartolomé de las Casas del 1557, ho trovato che gli aveva una politica, un'erotica e una pedagogica. E allora io ho cominciato a sviluppare una filosofia specifica. E in 1971 ho cominciato a parlare della liberazione della fame, la liberazione del figlio e la liberazione del fratello, che è il povero. E la filosofia ha cominciato a avere di specialità. Io parlerò dopo, ma giustamente l'altro diviene qualche cosa di differente. Avanti di finire, perché io vedo che è preso troppo di tempo, io vorrei tornare al comienzo con Shelley. Shelley, le forlesun, la lezione universitaria de 1841, parla sobre la revelazione. Ma è molto interessante, perché in un momento il dice, Dio è la source, la fonte. Dio è la fonte. En tedesco, quelle, es la fonte del essere, que sería el grund, el fundamento. El grund es el mundo, per Heidegger, que le prende de Hegel. Es la esencia. Dopo yo parleré porque el segundo libro de Levinas es de otra manera que ese del essere al di là de la esencia. Me cuesta una precisión absoluta hegeliana porque el essere diventa fundamento en la esencia, yo explicaré dopo. Me, per l'idealismo alemán, el fundamento es el essere, y el essere es la totalidad. Me creata per Dio. Allora, chi è la creación? La creatio, creazione. Aus nichts. De la nada, ex nihilo, dice. Allora, Dio è il signore dell'essere e non l'essere. E Heidegger ha preso questo
e dice: noi siamo il pastor del ser. Non siamo Dio, noi siamo umani e non siamo le pastore dell'essere. Ma lo interessante è che fa una differenza entre grunt, fondamento del sistema, e la fuente creadora. Ora, questa fuente creadora è l'altro. L'altro è de donde parte tutto questo che nasce. E per questo che la prima punto di partenza è la prossimità. Ma una prossimità che è empirica. Él dice: noi siamo una pelle sotto la pelle, sotto, debajo, sotto la pelle. E io dicevo: che significa questo, una pelle sotto la pelle? E bien, una studente stava imbarazzata. E allora io ho detto: ora io capisco. Il feto, l'infante, è una pelle sotto vostra pelle. Noi siamo mammifero, non ovipari. E l'ovipari, il pesce, nasce, ma non in un mondo, nasce nel pericolo. E la madre può mangiare al uovo del figlio. Allora nascere è difficile per un ovipero. E per questo che mette 5.000 uovo, e uno e due. Ma il mammifero che noi siamo, noi nasciamo, nasciamo nel corpo di un qualcuno. È un'esperienza pre-ontologica, fantastica. Noi siamo in altro. E quando noi apparecchiamo nel mondo, è un secondo atto. Noi abbiamo stato nel corpo. E questa relazione è la faccia a faccia, il volto a volto. E la prima cosa che fa l'infante è prende l'alimento della corporalità della madre, non delle cose, di qualcuno. Allora comincia la pedagogica. Comincia l'infante a avere una relazione che è costitutiva. E dopo comincia la costruzione del mondo. Ma la costruzione è un atto secondo del mondo, non un atto primo. Allora, tutto il pensiero moderno è ego cogito, il soggetto che conosce l'oggetto. No, è il soggetto che è dentro di altro soggetto. La prima relazione è soggetto-soggetto. L'oggetto surge dopo. E questo è l'utopia e la giustizia. E sarà la comunità, e sarà la etica e la politica, e sarà tutto. Essere insieme e mangiare. Ma che significa mangiare? Che è la prima normativa del pensiero egiziano. Osiris ha demandato al morto: chi tu fatto buono? Io ho donato di mangiare a sé che ha fame. Non ha detto: io sono virtuoso, io ho adorato Dio, io sono niente di queste cose spirituali. È donare di mangiare. Perché? Perché se io non mangio, io muoro. E l'ontologia è una lotta fra la vita e la morte. E l'unico assoluto è la vita, il punto di partenza. Allora, Levinas ha molto interessante riflessione sobre la vita e l'economia, inadvertita per
le Venaziani mi è molto presente in la opera perché un materialismo corporal forte, especialmente la ultima parte, quando dice «O de là du visage, l'ambiguité de l'amour, la fenomenologia dell'eros». E dico «Com'è? Come io posso avere una apertura all'altro?» Allora, il fe una fenomenologia significa una ermeneutica, significa una descrizione del contatto con l'altro senza necessità della conoscenza. E se la carizia. Carezza. Come? Carezza. La carezza, bellissima, la fenomenologia dell'eros. Io tocco, taccio, tacere il corpo dell'altro, ma con una intenzione di amore. E allora io costituto l'altro, non con una idea e una conoscenza, ma comincio un dialogo. E l'altro può dire, permettimi, io non conosco bene l'italiano, ma può dire, avanti. Io taccio l'altro e dice avanti, è buono, continuiamo. Ma può dire che voi facete. È un dialogo, ma non intellettuale, ma è un dialogo volto a volto. E allora la fecondità, perché questo eros per essere la totalità di la fame e l'uomo, è distrutto in la irruzione di un altro che il figlio, è la fecondità creativa. E allora è la creazione di sé che viene dopo. Il padre e la madre sono la creativa del figlio, dell'essere, e la creazione è della nulla, perché la nulla è la libertà dell'altro, no, è incondizionata nel mio mondo. Io non so chi farai e che farai conmigo, con me, per donare un atto positivo o per distruggere mi. E allora è un rischio questa relazione. E di questa idea io comincio a fare tutta la filosofia di nuovo, ma della idea di che l'altro è America Latina in relazione a Europa, gli indiani in relazione alle conquistatori, e dopo il figlio con rispetto al padre, e allora una pedagogia della dominazione, e viene una politica, e la politica moderna, liberale, e sarà una dominazione, e la politica capitalista sarà altra dominazione dell'altro, e sempre ritorno. Il schema, il paradigma completo, se mosaico, e ho detto al comienzo, se mosaico, allora se Egitto, Moses è il figlio del faraone in un testo, ma in altro testo Moses aveva esclavo, l'esclavo, e allora ha aiutato l'esclavo, è stato scoperto e l'ha ucciso il responsabile. E allora ha fuggito al deserto. E lì il figlio del faraone si è giugato per il povero e adesso ha sortito della totalità al di là del muro, deserto. Va a Midbar. Va Midbar. Midbar. In el deserto. El deserto. È il luogo del silenzio,
è il luogo messianico, è il luogo di questo che sale dal sistema, ma ritorna al sistema, perché dopo Dio si rivela nel senso di Schelling. Allora Dio si rivela a Mosè nel deserto e che dice? Io ho ascoltato il clamore della sofferenza del mio popolo in Egitto. Ah, Dio è l'essere e l'altro è l'esclavo. Parla la parola davar, logos. E questa parola è l'esclamazione di una sofferenza. E Dio ascolta. E adesso Dio prende questa parola e l'interpella con questa parola a Mosè. E gli dice, io ho ascoltato gli schiavi in Egitto. Andate e liberale. E le installò in ebraico. La parola liberazione è messianica, perché ora questo che te è il figlio del faraone e per il compromesso con il povero è stato echato fuori, questo è il primo momento, adesso è nel deserto e ritorna messianicamente e confronta il faraone. Tutto è un mito, significa una teoria simbolica. È una razionalità, non è teologia, è filosofia. E allora confronta Faraone e le plaghe. Che significa? Le schiavi, comincia il movimento. Il figlio del Faraone è ucciso. Le sanguine arriva al Nilo. Ah, questo è una ribellione. Questo è il fin del sistema. Secondo momento messianico. E dopo le schiave vanno al deserto per costruire un nuovo sistema. Tre. C'è due terre a Arez. Nel testo biblico a Arez significa la terra prima, Egitto, e la terra futura promessa. Il momento messianico di posta in questione se la critica e la costruzione del nuovo sistema. Questo è un paradigma e si accomplisce in tutti i livelli, la pedagogica, la politica, la erotica, l'estetica, tutte le parti della filosofia, la logica, perché la logica dell'identità e l'analogia, questo è una razionalità. Levinas, arrestato al comienzo di questo processo, ha scoperto l'altro, ma non ha lavorato tutto lo che continua. Ma noi abbiamo necessità di continuare il discorso, perché non è problema che dica qualche persona, io ho fame, e io lavoro questo tema. Ma il problema è donare di mangiare. Me donare di mangiare, se fare un nuovo sistema, perché io devo lavorare la terra per produrre il grano e il grano fare il pane e che può mangiare l'altro. E per donare di mangiare è necessario un nuovo sistema o una nuova totalità o una nuova schiavitù. Non è la stessa, altra. E la continua l'istoria. E non abbiamo una filosofia dell'istoria che Levinas non ha pensato. Perché è necessario questo nella realtà latinoamericana. Io devo arrivare a una politica. Io sono adesso nella politica. Noi abbiamo gravi problemi di costruire una politica, un'economica, una filosofia del genere, della razza, della pedagogia, eccetera, eccetera. Tutto il sistema filosofico
e a ricostruire. E Ole comincia a fare. Ha una pretensione sistematica di un paradigma razionale differente. La liberazione è il passaggio. E allora voi vedrete se io le applico a qualche esperienza. Per esempio, il più scandalosa, il più inesperato, è leggere Marx con queste categorie. E voi vedrete che Marx diventa un pensatore semita, cristianamente ortodosso, è più interessante in economia che la dottrina sociale dell'Iglesia Cattolica, che è moderna, non ha fatto la critica. Allora un comincia a vedere le cose completamente differenti a partire dall'esperienza di un popolo e una teoria che comincia a fare altra costruzione. Sono le luci. E come voi vedete, io non ho parlato di Levinas, sino uno o due punti, perché sarebbe molto estenso di prendere tutto il percorso di Levinas, che è moltissimo ricco, ma che ha limitazioni. E noi le abbiamo visto immediatamente. Un mese dopo lire Totalité infinito, io ho scritto un articolo sobre Levinas in America Latina, in America. E allora io ho mostrato le limitazioni del pensiero di Levinas e descubrire la possibilità di una seconda totalità, la terra promessa, che per Levinas è il problema del terzo, del terzo, che è un'ipotesi di lavoro, che se la politica, ebbene, Levinas ha sempre una posizione piuttosto negativa in relazione alla politica, e lo dice molto chiaro, l'arte di prevedere e di vincere per tutte le mesi la guerra, in la guerra, è la politica, e la politica si impone come l'esercizio stesso della razione. Allora, in questo testo la politica è la antietica. Dopo ha altri testi che arriva a parlare di una politica davidica e il comienzo della costruzione di altro sistema, ma per lui è in Francia un giudaico che non può mettere sua corporalità nella politica perché i giudaici devono avere attenzione. Levinas mai ha potuto essere professore alla Sorbonne. E ha vivuto in Paris, doneva classi in Friburgo, in Suiza. Doveva fare in Chemin de Fer, in il treno, 6 ore per andare a donare una classe a Friburgo, perché in Francia non fu professore. Perché? Perché è stato giudaico. Allora i francesi sono molto aperti, ma non così aperti. E lui ha sofferto questo, non ha mai stato professore universitario. E la lettera che gli ho donato, se voi potete me donare, e scrive la lettera, è interessante, con un envelope, come si dice envelope? Con un envelope che dice Université de Paris, la Sorbonne, Rue Victor Cousin. Ma il te va professore, te research, ricercatore, no? E lui ha sofferto.
questa discriminazione in Francia. E non solo tanto in Francia, ha soffritto dopo la discriminazione nella comunità giudaica, perché hanno arrivato dall'Algeria le pieds noirs, le giudaico che abitava in Algeria. E allora hanno preso la scuola dove il è stato il direttore, l'hanno gettato a porta. E una volta io arrivavo alla scuola e ho detto, Monsieur Levinas, non le conosceva. Aveva stato persecuto nella comunità giudaica ed è troppo aperto Levinas e non accettabile per il sionismo giudaico in Parigi. Allora il ha sofferto questa persecuzione tutta la vita.